arrivati alla 12ª edizione del Campionato Nazionale delle Lingue e nonostante 2 anni di pandemia abbiamo avuto anche quest'anno una partecipazione particolarmente significativa. Dopo 2 anni di stop forzato siamo ripartiti con ben più di 16.000 partecipanti provenienti da tutta Italia e questo ci conforta e ci fa pensare che UniURB sia sempre nel cuore delle scuole italiane. Quest'anno, ancor più degli anni passati, abbiamo in qualche modo accresciuto quella che è la relazione tra la nostra università e il territorio nazionale perché siamo sulla scia e sull'onda di un progetto che ha riscosso grande successo, ovvero il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento che, nonostante il fermo imputabile alla pandemia, ha raccolto qualche cosa come 10.000 adesioni. Per cui UniURB è sempre nel cuore e nei pensieri dei ragazzi che in un punto ideale tra scuola e università si avvicinano, mi pare di capire, con grande interesse alla nostra offerta formativa e a quella che è la nostra proposta, non solo didattica ma anche di orientamento, per cui credo che possiamo essere molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto. E ringraziamo tutti coloro che hanno fatto sì che il 29 di aprile fosse una giornata della festa delle lingue e una giornata in cui gli studenti e le studentesse, i nostri ospiti, hanno avuto l'opportunità di godere di quella che è la nostra proverbiale ospitalità. Per cui arrivederci all'anno prossimo e speriamo che questa manifestazione continui a crescere esattamente come ha fatto negli ultimi anni. L'esperienza del campionato nazionale è stata un'esperienza bellissima, intanto perché è stata molto valorizzante per i ragazzi che hanno partecipato. Secondo me non è solo un arricchimento dal punto di vista linguistico, perché io sono qui per il francese, sono un insegnante di francese, ma è arricchente proprio dal punto di vista dell'esperienza in generale. Raccontavo prima che ieri pomeriggio, durante la mia prima scoperta della città con lo studente, siamo stati alla Fortezza, dove abbiamo visto tantissimi giovani seduti nell'erba che chiacchieravano, che giocavano a calcio, che suonavano. C'era un piccolo gruppo che faceva musica ed è stato bellissimo e il mio allievo mi ha detto: professoressa, a me piacerebbe venire a studiare a Urbino. E quindi spero che questa esperienza non sia solo finalizzata al concorso, che comunque è estremamente interessante, ma che sia poi la possibilità di sfociare magari in un percorso universitario, in un percorso di vita che possa appunto essere non solo arricchente dal punto di vista linguistico, ma anche proprio per una scelta futura. Partecipare a questo campionato mi è piaciuto molto per le conoscenze che ho fatto. Ho potuto confrontarmi con ragazzi di altre regioni e altre realtà scolastiche e soprattutto mi ha aiutato a mettermi in gioco. Urbino come strutturata mi è piaciuto, mi sembra molto comoda per gli studi, anche per la vita in generale, quindi potrebbe essere un'opzione valida per un possibile futuro universitario. Penso che le lingue siano fondamentali, specialmente adesso e in futuro. Penso sia importante veramente saperle bene a livello non solo proprio di contenuto o di forma, ma proprio anche come espressione. Per questo è stato interessante fare una cosa creativa alla fine anche. Mi sono divertita perché d'altra parte sono venuta a fare questo, non sono qua per vincere, non è quello che mi interessa. Però era solo anche un po' una soddisfazione personale. Arrivare in un clima così ricco culturalmente è veramente stimolante. Vengo dal sud, quindi aver fatto un lungo viaggio per vedere la città di Urbino incontaminata così com'è, nella sua purezza e nella sua storia, immersa nella sua storia, ricca di vita, ricca di giovani che affollano le strade a tutte le ore del giorno, è veramente una sensazione bella e spero che possano essere ancora tanti i giovani che possono vivere le stesse emozioni che stiamo oggi vivendo noi, perché veramente la tensione, l'ansia prima della prova, ma anche l'amicizia che si crea in questi giorni è qualcosa di favoloso, veramente.